Roma di Alessandro Rubinacci, tinge di giallo rosso la finale ed approda all'atto conclusivo del Pera di San Cesario, dove troverà ad attenderla la nuova Torte e Teste. Lo fa sbarazzandosi della Lazio per la seconda volta in stagione, a degna conclusione di un campionato comandato dai ragazzi con la lupa sul petto sin dalla prima giornata. La pressione di giocare un derby in semifinale si fa sentire al fischio d'inizio. Il primo squillo la Roma lo fa solo all'11esimo, quando Melaua ci prova da fuori, ma la coordinazione non è delle migliori ed il pallone si alza sopra la traversa. Al quarto d'ora i padroni di casa passano. Punizione dentro di Bordin. Di Nolfo è il più lesto di tutti ad arrivare sul pallone e riproporlo sul secondo palo, dove argomenti può solo spingerlo in porta e stigare il gol che fa pendere la bilancia dalla parte dei giallorossi. La Lazio prova finalmente ad entrare in gara al 19esimo, guidata da Scamacca, che da fuori impegna per la prima volta Funari. Biancocelesti nuovamente pungenti al 20esimo, Basic si presenta davanti a Funari, ma il numero uno della Roma è attento e mette in angolo. Torna pericolosa la Roma due minuti più tardi, quando Bordin si beve mezza difesa laziale ed entrare nel rigore offre a Di Nolfo il pallone del 2-0, che il numero 9 spreca calciando debolmente fra le braccia di Suchet. L'occasione bruciata rischia di costarcare ai ragazzi di Rubinacci. Allo scoccare della mezz'ora, infatti, la Lazio accarezza la possibilità di pareggiare, ma il palo salva Funari sulla violenta botta da fuori del solito Scamacca. Nella ripresa la Roma prova ad alzare i giri del motore e al sesto si presenta già davanti a Suchet, con Di Nolfo che ha le polveri bagnate e caccia troppo debolmente sul numero 1 in uscita. Al 17esimo ci prova poi Malewa, che in area riesce a liberarsi per calciare, ma spedisce il pallone sul fondo dopo aver accarezzato il palo. La svolta definitiva all'incontro arriva al 20esimo. Di Nolfo va giù in aria toccato duro, il signor Scire non ci pensa due volte e indica il dischetto senza esitazioni. Alla battuta Marchizza è glaciale e perfetto, pala da una parte, pallone dall'altra e raddoppio servito al pubblico del Di Bartolomei. Al triplice fischio finale scatta la gioia giallorossa, Lazio fuori con orgoglio, ma la possibilità di alzare la coppa sarà per la terza volta consecutiva una chance per la Roma.